A Carnevale si sa, ogni scherzo vale e il volley non fa difetto. Così accade che nel sabato sera del Pala Megabox le Tigri Biancoverde tentino lo scherzetto mettendo sotto 2-7 la quotata Savino del Bene Scandicci, che a sua volta trova la contromossa rimontando fino alla vittoria al tie-break. Rammarico per la rimonta subita, orgoglio per un punto in classifica importante per la Megabox, ottenuto dopo una prestazione di qualità e carattere a mettere il fiocco al Tigers Day. Ovvero il prepartita di festa carnevalesca apparecchiato dalla Mega Box Volley assieme al Carnevale di Fano. Ma il carnevale tocca un pochino tutta la società e anche le società sportive. Poi quest'anno c'è questa novità che ieri il nostro sindaco Massimo Seri ha ceduto i poteri e quindi è diventato sindaco del Carnevale di Fano, Rabaken, la vostra maschera ufficiale. E quindi Fano e Pesaro sono ancora più unite. Quindi ho piacere di essere qua, vi ringrazio per l'invito. Il carnevale abbatte i campanilismi, abbatte i muri. E quindi bene, Fano e Pesaro finalmente insieme. Sicuramente anche noi facciamo parte di chi vuole abbattere i campanili, perché comunque lo sport unisce e non divide, quindi noi siamo promotori di questa nostra filosofia, ci piace divulgare le attività del territorio, ecco, e promuoverlo, ecco, e farci vedere, conoscere per le nostre attività. Io sono il Boulon, la maschera del Carnevale di Fano, il più antico d'Italia e il più dolce del mondo. Ma invece so Rabaken, la maschera de Pesre, e Stan, so anche il sindaco de Fan. Divertimento carnevalesco e musica di qualità con le note intonate da Melissa Agliottone. Il 2023 è stato il mio anno, diciamo, d'eccellenza perché l'ho iniziato con la vittoria di The Voice. Poi ho fatto dei opening d'estate e poi ho partecipato al Junior Eurovision Song Contest, che è come l'Eurovision per i grandi ma per i più piccoli. E ora sto andando avanti, scrivendo e facendo dei pezzi miei che usciranno a breve. A me piace tantissimo la pallavolo, ne stavo parlando proprio prima. Sono molto felice di essere qui e di cantare questo pomeriggio a questo evento.